Eccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di iniziare la trasmissione di oggi, che segue la traccia della conferenza che abbiamo tenuto a Marghera nel settembre del 1996, e parliamo di alcune cosette che sono in corso. Cioè, la cosa più ravvicinata, la cosa più vicina è il fatto che il centro sociale Carrozzeria di Mestre, un centro sociale occupato che organizza concerti, che organizza intrattenimenti, che organizza dibattiti, incontro col pubblico, incontri fra le persone, ed è sito in via Camarcello 14 di Mestre. Per il giorno 20 febbraio 1999 organizza una conferenza al sottoscritto, cioè il sottoscritto è stato invitato presso Carrozzeria di Via Camarcello a Mestre a tenere una conferenza dal titolo "È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto". Questo è il titolo della conferenza, che verrà sviluppato in quattro sottotemi: cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, e infine la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Dunque, una conferenza che tratta di magia, stregoneria e paganesimo come impatto della magia, della stregoneria e del paganesimo all'interno del sistema sociale. Una conferenza di questo tipo non l'avevamo mai tenuta, non l'avevamo mai organizzata, perché per noi è sempre stato importantissimo l'aspetto religioso. Però, come ho sempre detto, l'aspetto religioso non è astratto, non è fuori dal sistema sociale, non è fuori dal pensiero e dal sentire umano. Ma l'aspetto religioso è all'interno del sentire umano, è all'interno del sistema sociale, è all'interno delle pulsioni della vita. Per cui, se all'interno di un sistema sociale sorge una nuova struttura religiosa, questa struttura religiosa può allinearsi con le religioni che già ci sono, per cui col cristianesimo, con musulmani, eccetera, oppure può co introdurre delle variabili, introdurre dei comportamenti e delle cose che sono diverse. Le cose che sono diverse hanno un impatto sociale, cioè hanno un impatto sul pensiero, sul comportamento, sul modo di essere delle persone. Per cui esiste un sistema sociale all'interno del quale si sviluppano delle variabili, e a sua volta il sistema sociale costruisce degli adattamenti, costruisce delle modificazioni in base alle variabili che vengono introdotte. E in questa conferenza, scusate, in questa conferenza noi tratteremo appunto dell'impatto che ha il sistema religioso del paganesimo politeista all'interno di un sistema sociale caratterizzato dalla pulsione di morte, caratterizzato dalla sottomissione al cattolicesimo, caratterizzato da un'attività per la quale il più debole deve essere sottomesso e il più forte si identifica col Dio padrone. Bene, all'interno di tutto questo nasce, si sviluppa, si alimenta il paganesimo politeista. Chiaramente non è il paganesimo politeista che sarebbe se ci fosse una società rispettosa sia pure in parte dei principi pagani. Se i principi pagani fossero principi normali del vivere sociale, principi normali delle relazioni sociali. Se così fosse, noi avremmo una situazione sociale diversa, un impatto diverso del paganesimo all'interno della struttura sociale. Ma così non è. Cioè, in questo momento noi viviamo in un sistema sociale nel quale
il dominio dei cristiano cattolici come espressione pratica, come espressione tattica di quello che è la più grossa pulsione di morte, la strategia della sottomissione, la strategia che riduce gli esseri umani a bestiame di un gregge che va verso il macello. Chiaramente gli esseri umani a questo oppongono le loro strategie di vita, cercano di sopravvivere. Nel tentativo di sopravvivere, gli esseri umani variano la pulsione di morte, ne limitano gli effetti distruttivi, la smussano, per cui aprono spazi di libertà all'interno dei quali poter vivere. Quando all'interno di una struttura comunque cristiana, comunque cattolica, si introducono invece i principi del paganesimo politeista, le cose cambiano. Cioè cambiano perché? Perché il cattolicesimo, i principi della pulsione di morte, devono fare i conti con i principi della pulsione di vita, devono fare i conti con chi costruisce il Dio che cresce dentro se stesso. E qui le cose sono diverse. Nella conferenza che appunto, ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito la presentazione, finché non ho finito le pagine della conferenza. La conferenza dunque che terremo presso il centro sociale Carrozzeria di Mestre, in via Camarcello 16, il giorno, attenzione, il giorno è sabato 20 febbraio alle ore 16. Le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Una conferenza del titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Il relatore sarà Claudio Simeoni insieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Dopo la relazione, dopo tutta la presentazione delle tesi, eventualmente seguirà una discussione col pubblico, seguirà un discorso che faremo, insomma, cioè ognuno può chiedere, seguirà diciamo, un dibattito che non è il dibattito sulle tesi, è un rapporto con chi è venuto ad ascoltare. E questo è tutto. Una seconda conferenza, il giorno 7 marzo, ma di questo ne parlerò di più, il prossimo giovedì, verrà tenuta invece il 7 marzo a Vicenza. Quella conferenza sarà invece una conferenza più religiosa, cioè che terrà conto più dei caratteri della stregoneria, dei cammini di libertà delle persone, però di questa conferenza ne parleremo da giovedì prossimo in poi. Per ora ricordate che l'appuntamento è presso il centro sociale Carrozzeria, in via Camarcello 16, per sabato 20 febbraio, alle ore 16, anzi via Camarcello 14, vabbè comunque lo trovate perché tanto è visibilissimo il centro, sabato 20 febbraio, ripeto, alle ore 16, verranno presentate le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria, per cui appuntamento presso Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, Venezia, per sabato 20 febbraio alle ore 16. L'ingresso naturalmente è libero, non si paga né per entrare né per uscire e chiunque può assistere. Secondo appuntamento invece è a Vicenza il 7 marzo e di questo però ne parleremo dalle prossime trasmissioni. Ok, detto questo, vediamo un attimino, parliamo di un certo Epifanio. Nella trasmissione degli amici che è avvenuta domenica c'è stata una telefonata di un amico il quale ha detto loro: guardate che tutta l'Eucaristia cattolica non proviene tradizionalmente da quella che è l'ultima cena, anche perché l'ultima cena non è mai esistita, ma è una deformazione sociale di quella che era una pratica che vigeva in molte sette, che è la pratica della spermatofagia. La pratica della spermatofagia è una pratica diffusissima, specialmente in tutto il Medio Oriente, dalla Siria, dal Libano, in Palestina e fino all'Egitto. Noi abbiamo delle relazioni di uno che dopo è stato santo, davanti al quale vengono messi in ginocchio anche i bambini, un tale Epifanio, che lui era stato fibionita,
il quale parla fra i Fibbioniti, che erano dei cristiani, cioè una setta sempre attorno al 300 circa dopo Cristo, delle pratiche di spermatofagia all'interno dei Fibbioniti. In realtà queste pratiche di spermatofagia erano diffusissime, ed erano diffusissime come pratiche di assoggettamento di discepoli al maestro, all'inviato di Dio, all'inviato, al profeta. Voi troverete sempre in moltissime sedi, in quasi tutte le sette, relazione fra uomini, relazione fra maschi, e le relazioni fra maschi all'interno della concezione della sottomissione, della concezione del potere, era sempre una sottomissione, quasi sempre sessuale. Soltanto le relazioni di libertà costruiscono altri tipi di sottomissione. C'è sempre un controllo soggettivo della persona, un controllo della persona in quanto bestiame. E questa è un'ulteriore deformazione che abbiamo da una pratica precedente. Se voi vi leggete un attimo la filosofia greca, per esempio i rapporti fra Socrate e i suoi allievi, erano anche rapporti d'amore, cioè erano rapporti anche di origine sessuale, cioè c'era un'affettività fra il maestro e gli allievi, un'affettività che era omosessuale, che però, mentre fra i greci, almeno fra quello che noi conosciamo dei greci, si trattava di relazioni culturali, cioè facevano parte del tessuto sociale, facevano parte della vita, che venivano superate, cioè non erano fissate come possesso della persona, ma era un momento di crescita della persona. Nel cristianesimo, che il cristianesimo, sto parlando del cattolicesimo e di tutte le sette affini che allora c'erano, c'erano alcune che vengono fatte passare per sette eretiche, che in realtà erano cattoliche in quanto per noi praticavano l'assoggettamento. Ricordatevi che in stregoneria si dice cristiano e cattolico, tutti quelli che praticano assoggettamento. Per noi l'agnosi, anche se molte cose di assoggettamento vengono addebitate all'agnosi, per noi l'agnosi è l'opposto di questo. Tanto per essere chiari su come noi pensiamo e come noi ci mettiamo le cose. Ebbene, queste pratiche erano pratiche di assoggettamento che venivano fissate attraverso delle pratiche sessuali, attraverso il possesso sessuale delle persone. La pratica della spermatofagia e pratiche analoghe erano pratiche diffuse. Dopodiché voi trovate qua e là qualche accenno, trovate delle frasi indirette, trovate tutta una serie di cose che portano a questo, però ricordatevi che ci sono due pratiche essenzialmente che hanno delle degenerazioni per il controllo delle persone, ed è l'assunzione del soma, cioè di piante che sono allucinogeni ma sono anche oppiacei, specialmente nel Medio Oriente, specialmente in Mesopotamia, specialmente in certe religioni misteriche, che assunzioni di oppiacei, assunzioni di soma, assunzioni di sostanze non ben identificate. Alcuni l'hanno identificate con l'hashish, però c'è la separazione, l'hashish non dà questi effetti, mentre questi effetti sono dati dagli oppiacei. E la seconda è il possesso sessuale della persona. La terza, che attraverso il lavoro, cioè la schiavitù del lavoro, è una cosa che sfugge al controllo emozionale della persona, è una via di mezzo, è più un controllo sociale, un controllo politico, un controllo militare della persona. Ma il controllo emozionale della persona avviene sia attraverso oppiacei, sia attraverso il controllo sessuale. Per cui l'Eucaristia che i cristiani prendono adesso, mangia il mio corpo, non è altro che una derivazione sociologica di quella che erano le pratiche di spermatofagia che c'erano nei vari gruppi cristiani, che costruivano la loro setta all'interno del gruppo sociale per avere il controllo personale delle persone, per mettere in ginocchio le persone, per garantirsi che le persone avrebbero continuato a sviluppare la setta mettendo altre persone in ginocchio. Dopodiché tutto diventa opinabile, cioè tutto, tolti i fatti, tolti gli elementi su cui si costruisce l'opinione, tutto diventa opinabile, cioè, o si può anche ignorarlo, cioè si può dire per me quella cosa antica per me non ha nessun senso, io quando vado a prendere l'Eucaristia in realtà
mi mangio un pezzo di Cristo, mi mangio un pezzo di questo. Davanti alla fede la stregoneria si arrende. Cioè la fede e la violenza fisica sono le due cose davanti alle quali la stregoneria si arrende. Non c'è nessunissimo problema. Per cui se voi a me mi portate un atto di fede, no, è così, sono cavoli vostri, cioè sono problemi vostri. Però l'origine storica è questa. Ed è questa l'origine storica attraverso la quale c'è cioè uno strumento attraverso il quale viene costruita la sottomissione. Ricordate che quello che noi ci interessa distruggere è la magia nera, e la magia nera si fissa all'interno degli esseri umani attraverso la sottomissione, sottomettere gli esseri umani, sottometterli emozionalmente. Quando gli esseri umani sono sottomessi emozionalmente, penseranno la loro sottomissione emozionale come una cosa normale. Come una cosa naturale, cioè la madre che blocca la figlia perché gli strappino il clitoride è una cosa aberrante vista da noi, ma la madre che lo fa lo trova naturale farlo, perché è stata costretta emozionalmente a subire questa violenza è entrata in lei, lei l'ha fagocitata, l'ha fatta propria e trova assolutamente normale strappare il clitoride alla figlia. Per cui, davanti alla distruzione emozionale, davanti alla distruzione della costruzione degli individui, davanti alla distruzione della vita, quando un individuo è stato distrutto, trova normale distruggere altri individui, trova normale vendere individui sulla piazza. Il vescovo che va a comperare mille schiavi in Sudan per dice li libero dalla schiavitù, non fa altro che finanziare lo schiavismo. Non fa altro che finanziare il traffico di schiavi. Ma lui trova normale fare questo. Per lui è ovvio fare questo. Per lui è naturale fare questo. Perché il suo concetto è quello che le persone sono solo bestiame da comprare e vendere. È irrilevante per quel vescovo comprarle sul mercato degli schiavi, non so, del Basso Sudan, le persone. Oppure, non so, assumerle e licenziarle quando se ne hanno voglia nei paesi occidentali. È la stessa cosa. Cioè non c'è nessuna cosa, cioè sono espressioni della stessa pulsione di morte, lo stesso bisogno di controllare le persone, di venderle, di comperarle, di portarle, di trasformarle in bestiame, che si esprime nel Sudan una cosa e nei paesi occidentali nell'altra. Cioè, quando c'è la mancanza di rispetto di quello che è la vita, il rispetto della vita che si costruisce all'interno del mondo, non c'è più rispetto per niente, cioè le persone sono ridotte a bestiame e il vescovo trova normale e naturale vendere le persone come bestiame. E i giornalisti trovano normale dire che è bravo che è il vescovo che va a comprare gli esseri umani come fossero bestie. Ci trovano normale, anzi, che buono, che bravo che è. È allucinante, è veramente allucinante. Cioè la pulsione di morte entra nelle fibre di un individuo a un livello tale che può comportarsi solo all'interno dei dettami della pulsione di morte, per cui può solo distruggere se stesso insieme al sistema sociale in cui vive. Per cui, per quanto riguarda la derivazione dell'eucaristia dalla spermatofagia, non c'è nessuna alternativa, cioè quella è la vera derivazione. E quello è l'unico modo per mangiarsi il corpo del profeta. Detto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro. Dopodiché, se qualcuno vuole confutarmi, Epifanio è un pezzo abbastanza pubblico e glielo lascerò qui in posta anche agli amici che fanno altre trasmissioni. Per quanto riguarda poi la trasmissione di oggi, adesso dovete darmi 2 secondi che prendo la trasmissione di oggi. Abbiamo parlato l'altra volta del concetto di creazione, no? Il concetto di creazione fra il paganesimo e i cristiani. Questa volta invece parleremo della concezione del mondo o il circostante, cioè come noi concepiamo il mondo e come i cristiani concepiscono il mondo che li circonda. Queste due cose, questa concezione del mondo,
ci porta in assoluta antitesi con il cristianesimo. Ma prima di parlare di questo, e appunto per parlare della concezione del mondo, voglio leggervi da Dizionario di filosofia, gli autori, le correnti, i concetti della Bur, scusate, un dizionario che non costa assolutamente niente e che lo potete trovare a pochissimo prezzo. Io l'ho preso anche con sconto del 50% sulle bancarelle, per cui figuratevi, no? È una cosa che costa abbastanza poco. Vi ho già detto, se non vado errato, che sto facendo un commentario agli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici, che vennero scritti sotto Marco Aurelio, credo, da Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo, oppure l'uno con tutti e due i nomi, furono uno o due, non ha importanza. Dietro il Vita, assieme all'interpretazione di Platone, a quella che è stata la scuola, il neoplatonismo, no? Questa scuola fu fondata da Ammonio Sacca e praticamente fu l'ultima scuola pagana, l'ultima scuola di filosofia pagana che ci fu e che si scontrò con i cristiani. Il filosofo più importante di questa scuola, cioè quello che è considerato il filosofo più importante di questa scuola, al di là che per me è sempre Proclo, il filosofo è Giamblico, comunque diciamo che ufficialmente il filosofo più importante è Plotino, il quale i discorsi di Plotino furono messi per iscritto da Porfirio, un individuo a cui i cristiani hanno bruciato il libro pubblicamente perché si vergognavano, no? Cioè si vergogna di se stessi. Ebbene, da questo dizionario vi leggo un attimino i concetti filosofici di Plotino. Ricordatevi che questa scuola neoplatonica si è contrapposta, è stata l'ultima contrapposizione al cristianesimo, cioè l'ultima contrapposizione, diciamo così, filosofica pagana al cristianesimo. E ricordatevi che, non so, tipo Massimiliano, o Massim, credo sia Massimiliano il nome, che fu uno degli ultimi sacerdoti di Giuliano l'Apostata, cioè uno degli ultimi sacerdoti pagani, cioè dei pontefici pagani di Giuliano l'Apostata, lo hanno torturato a sangue prima di ammazzarlo i cristiani. Ipazia, che non so quanti filosofi donne voi conosciate nella filosofia greca, venne fatta spellare con le conchiglie, gli hanno levato la pelle per ordine del vescovo cattolico egiziano, perché per lui era assurdo, impossibile che una donna fosse in grado di parlare di filosofia. Per cui questa scuola, i neoplatonici hanno dei grandissimi eroi. Hanno dei grandissimi eroi e nello stesso tempo, ripiegando e ripiegando su se stessi, vediamo un attimino qual è il pensiero di Plotino, no? Plotino accentua all'estremo la trascendenza e l'ineffabilità di Dio. Tanto Plotino elabora il concetto di Dio, eh? Motivi tipici del neoplatonismo. Di Dio si può dire a rigor unicamente ciò che non è, solo per la necessità di nominarlo nel contesto dei discorsi che lo concernono, lo si può chiamare uno. Da lui deriva, in un processo di emanazione paragonabile a quello per cui la luce si effonde dalla sorgente senza diminuirla, l'intelletto divino, perfetta identità di pensante e pensato, avvicinato da Plotino al demiurgo platonico del Timeo. Da questo l'anima del mondo che permea e governa l'universo corporeo. La molteplicità e la caducità di quest'ultimo dipendono da un altro principio, la materia, che Plotino si sforza di intendere in termini di irrealtà e di pura negatività. L'anima umana, prigioniera del corpo, si riscatta e torna a Dio attraverso un processo ascendente che muove dalla purificazione morale e culmina nell'estasi, vera e propria identificazione con l'uno, nella quale ogni diversità e ogni distanza sono annullate. Sentendo questo pezzo di Plotino, viene in mente quasi tutta quella che è la filosofia dotta dei cristiani. Cioè, i cristiani hanno due cose fondamentali: hanno la Bibbia e i Vangeli, vabbè, un po' di Atti degli Apostoli, eccetera. Fuori da quello i cristiani hanno rubato tutto,
Ma quando dico che hanno rubato, non dico che hanno fatto proprio un pensiero, no. Dico che hanno rubato esattamente come uno che si fa di eroina va a derubare la vecchietta all'angolo della strada, cioè nel modo più squallido che si possa immaginare. Dopodiché hanno preso quanto hanno rubato e l'hanno usato per nascondere il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazi, cioè dietro a ciò che hanno rubato hanno nascosto l'infamia e il terrore. Dopodiché, quando qualcuno li contestava, hanno presentato quanto hanno rubato per mettere in ginocchio i bambini e chi non si poteva difendere, hanno usato la Bibbia e il pazzo di Nazareth. Bene, noi diciamo questo, queste concezioni che noi non condividiamo e che noi le contestiamo a Plotino, non ai cristiani. Cioè, i cristiani non hanno nessun diritto di nascondersi dietro queste concezioni e noi non glielo permetteremo a nessun livello. Ciò che i cristiani hanno rubato devono restituirlo, perché ciò che loro hanno è solo la miseria morale, etica e materiale di quel lurido maiale, il macellaio di Sodoma e Gomorra, che loro chiamano Dio. Chiaro? Ciò che i cristiani hanno sono solo i 4 Vangeli ufficiali, dove si descrive la perversione di un povero pazzo che va in giro a millantare il suo essere figlio del Dio padrone. Solo questo hanno i cristiani. E solo questo i cristiani hanno tentato di trasferire col terrore, l'omicidio e il saccheggio all'interno della vita. Per cui questo è il cristianesimo. Tutto quello che è il pensiero dotto, tutto quello che è il pensiero filosofico, anche di un Plotino che noi contesteremo, che noi dimostreremo come Plotino abbia preso gli oracoli caldaici e li abbia interpretati da filosofo, non da stregone, cioè non ha visto quello che gli oracoli caldaici affermavano, ma ha tentato di interpretare ciò che gli oracoli caldaici affermavano. Questo noi lo dimostreremo, e dimostreremo come gli oracoli caldaici indicassero una via diversa, indicassero la costruzione dell'individuo, indicassero proprio attraverso lo sviluppo dell'intuire, lo sviluppo della percezione umana, lo sviluppo della crescita del Dio che cresce dentro l'essere umano. C'è una visione assolutamente diversa, in contrapposizione a qualsiasi uno creatore o uno padre, e dove il termine padre stava a significare necessità ed intento, perché tutto ciò che esiste si sviluppa attraverso necessità ed intento, ed è solo artificio dello stregone dire, chiamare padre necessità e intento, cioè una sua forma per chiamarlo, ma non ha niente a che vedere col macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo noi lo dimostreremo, però voglio dire questo, la concezione dei cristiani è solo quella della Bibbia, è solo quella dei 4 Vangeli ufficiali, e i 4 Vangeli ufficiali della Bibbia non hanno nulla di esoterico, nulla di magico, nulla di nascosto, ma vanno letti e interpretati esattamente come sono scritti. Perché il cretinismo, perché la stupidità, perché il bisogno di morte, il bisogno di mettere in ginocchio gli esseri umani da parte dei 4 evangelisti è talmente forte, talmente preponderante che non può essere assolutamente interpretato. Cioè l'interpretazione di quello è vietata perché quello è oggetto attraverso il quale mettere in ginocchio gli esseri umani e stuprarli. Per cui non hanno qualcosa di magico, non hanno un'interpretazione. E non si può nemmeno prendere la frase e strapparla dal contesto in cui quella frase viene inserita. Non si può fare questa operazione, perché quella frase, anche se le parole possono essere usate in un contesto diverso, quella frase è parte integrante e funzionale di quel contesto, per cui non si può nemmeno fare quell'affermazione. La cosiddetta citazione Gesù dice è una stronzata, perché tirare fuori una frase dei Vangeli ufficiali fuori dal contesto significa usare inganno e truffa. Perché? Perché si perde di vista che il contesto all'interno del quale la frase è usata è un contesto di odio, morte e sottomissione.
è un contesto di distruzione dell'essere umano. Chiaramente io posso tirar fuori la frase, inserirla in un contesto diverso, dimostrare che la frase dice cose diverse, però nello stesso tempo la cosa che salvo è la distruzione umana, è il terrore, l'odio e la morte. Questa operazione è vietata, perché fa parte della truffa, fa parte della costruzione dell'inganno. Ed ora, veniamo un attimino alla concezione del mondo, le differenze che ci sono fra i cristiani e i pagani e gli stregoni. E per i cristiani diremo subito, e sfido ogni contestazione, che il mondo è creato da Dio. Non so chi me lo possa contestare questo. Per i pagani e gli stregoni invece, il mondo è divenuto da sé per adattamento. Da sé per adattamento è venuto, non rispondo alle telefonate finché non ho finito, abbiate pazienza, è divenuto attraverso le forze proprie di se stesse, cioè le proprie qualità. L'energia vitale ha delle qualità in se stesse, tanto per essere chiaro, e quelle qualità in se stesse hanno sviluppato il mondo per come adesso attraverso la sequenza degli adattamenti. E andiamo avanti ancora. Per i cristiani il mondo è costituito dalla materia come forma. È tanto vero questo che ricordiamo che i cristiani parlano della resurrezione della carne, tanto per essere chiari. Per i pagani e gli stregoni il mondo è energia e la materia è una forma di energia percepita e descritta dall'individuo. E ancora, per i cristiani il mondo che ci circonda è muto a disposizione dell'uomo come creazione del loro Dio. Infatti Dio crea l'uomo e gli regala il mondo affinché lo saccheggiasse. Dite, ma non c'è scritto affinché lo saccheggiasse. È vero, ma se un oggetto che viene regalato non ha coscienza, non ha consapevolezza, non ha determinazione, è chiaro che può essere saccheggiato, perché nel saccheggiarlo non si saccheggia nella sua volontà né nelle sue determinazioni. Se non si saccheggiano volontà e determinazione di un soggetto, non si distrugge il soggetto. Per cui il mondo, può essere, per i cristiani, può essere saccheggiato in quanto il mondo non ha né divenire, non ha né volontà, non ha determinazione. L'ha regalato Dio. Questa è l'aberrazione di una concezione filosofica. Mentre per i pagani e gli stregoni, il mondo che ci circonda è formato da coscienze di sé, come quelle dell'essere umano. E come quelle dell'essere umano usano volontà e determinazioni per diventare eterne, tentano di costruire loro stesse. Per cui io non posso saccheggiare il mondo, perché se saccheggio il mondo, saccheggio le volontà e le determinazioni all'interno del mondo, saccheggio il divenire del mondo, saccheggio qualcosa che è uguale a me stesso, è come se saccheggiassi me stesso. Ecco perché un pagano, un apprendista stregone non può saccheggiare il mondo. Non può, perché nella misura in cui egli è pagano, apprendista stregone, riconosce il mondo uguale a se stesso. E qui non esiste mediazione. Cioè fra cristianesimo e paganesimo non esiste mediazione. Adesso vediamo ancora. Per i cristiani c'è una gerarchia. E anche qui vorrei che qualcuno me la contestasse. Dio, angeli, santi, papa, vescovi, preti, uomini, donne, servi, schiavi, animali, piante, eccetera, eccetera. Beh, vorrei vedere, potete anche invertire due dati se volete, potete mettere i servi dopo gli schiavi o dopo gli animali, visto che vi piace, però la gerarchia non me la potete contestare. Mentre per i pagani e gli stregoni esistono solo coscienze di sé, che come l'essere umano vogliono diventare eterne mutamento dopo mutamento. Non esiste una gerarchia. Non esiste uno più forte o uno più debole. Può essere che il leone si mangia la gazzella, ma non esiste una sola gazzella e un solo leone. Esiste decine di migliaia di gazzelle ed esistono poche decine di leoni. Cioè esiste un rapporto equilibratore fra le due.
Non esiste un più forte, perché è vero che il leone mangia la gazzella, ma le gazzelle sono infinitamente più numerose del leone. È vero che il lupo mangia le alci, ma è altrettanto vero che il lupo mangia le alci più deboli. E allora il lupo è un elemento equilibratore all'interno della natura, non è il più forte dell'alce. Io ho visto per un documentario una gnu, una femmina di gnu, con un piccolo, circondata da dei licaoni. I licaoni volevano mangiarsi il piccolo e la femmina ha combattuto. E non so se uno dei rari o non rari casi, erano 4, 5, 6 licaoni, adesso non ricordo, e sono stati sconfitti dalla femmina di gnu. La femmina di gnu è riuscita a sconfiggere combattendo dei licaoni e se n'è andata via orgogliosa della battaglia che aveva vinto. È un documentario, è un caso, non è importante cosa è. La natura non c'è mai uno più forte dell'altro. La natura si sviluppa per adattamenti. Certamente l'elefante è più forte del topo, però il topo ha le sue possibilità, ai suoi spazi, alla sua forza di determinazione all'interno della natura. Certamente lo squalo è più piccolo della balena, però gli spazi sono diversi, i modi di combattere, di vivere, di costruire la vita sono diversi. Cioè ogni forma esistente si costruisce per adattamento. Ciò che non permette alle forme esistenti di continuare ad esistere è la pulsione di morte dei cristiani. I cristiani saccheggiano, non prendono quanto gli serve, distruggono solo per il piacere di distruggere. Si impossessano della terra solo per dire questo è mio, mio, è mio, e tu devi essere in ginocchio. Questo è il cristianesimo. Sì, ma anche i buddisti fanno questo, anche gli induisti fanno questo, è sempre il cristianesimo. Cioè, sono sempre alterazioni, espressioni della pulsione di morte, del bisogno di mettere in ginocchio il più debole, di impossessarsi del più debole. È sempre cristianesimo. È sempre il macellaio di Sodoma e Gomorra che dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. È sempre il pazzo di Nazareth che dice: o fai quello che voglio io ti ammazzo. Il pazzo di Nazareth, il vostro Gesù dice questo, tanto per essere chiari. E allora andiamo ancora avanti. Per i cristiani ancora, la terra e il sole sono creati da Dio. Per i pagani e gli stregoni, la terra e il sole sono coscienze di sé che percorrono la loro sequenza di mutamenti per diventare eterni. Per cui per noi la terra è sacra, per noi il sole è sacro, per noi la vita è sacra. Per i cristiani no. Tutto è oggetto di possesso del loro Dio. E nelle mani del loro Dio tutto è giocattolo. Ricordate, Dio manda il dolore per mettere alla prova le persone. Quanta gente negli ospedali si è sentito dire questo da suore, da preti, fino a qualche anno fa, no? Dio manda il dolore per mettere alla prova le persone, per amore delle persone. È stato, gli ha detto la stronza dell'India, senti, diga al tuo Dio di girare l'angolo, di andare da qualcun altro. Ma questo ci si dimentica. E ancora, per i cristiani esistono forze demoniache o forze paradisiache, cioè il bene e il male, inteso in funzione del loro Dio. Per i pagani e gli stregoni esistono coscienze di sé che operano per soddisfare i propri bisogni, che attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni intendono diventare eterni. Infatti, per i cristiani, tutta la pulsione di morte, tutti gli esseri di energia che si cibano di energia vitale stagnata, per loro sono degli esseri divini, degli inviati di Dio, oppure quando qualcuno cerca libertà è sicuramente imbevuto da qualche demone. Infatti hanno un'organizzazione che si chiama Esorcisti, una roba del genere, no? Per loro non sono coscienze da affrontare. Per loro l'essere umano non deve organizzarsi, costruirsi, strutturarsi per affrontare la vita.
non deve prendere le sue mani e farle diventare delle mani forti, le sue gambe farle diventare delle gambe forti, il suo cuore farle diventare un cuore forte, la sua mente farle diventare una mente forte. L'uomo non va costruito affinché sia coraggioso ad affrontare la vita, sia temerario, sia impavido, ma l'uomo va sottomesso, va insegnato il timore di Dio. Avrò amato abbastanza Dio perché lui abbia capito che io lo ami. Credo che sia di Kierkegaard o una roba del genere, sto tipo di pensiero, no? Il timore, la paura, il dolore, il piacere della morte. Questo fa parte del cristianesimo. Il cristianesimo si nutre di questo. Perché, ricordo che non mi sono telefonato finché non ho finito, e avrò finito abbastanza tardi. Perché il cristianesimo si nutre di tutto questo? Perché questo alimenta la sottomissione, questo alimenta la pulsione di morte. Il cristianesimo è costruzione del dolore, è costruzione della miseria. Il missionario va in Africa affinché la miseria possa continuare. Deve continuare la miseria. Gli esseri umani non devono costruire la vita, non devono costruire i loro adattamenti, costruire la propria ricchezza, ma devono costruire la miseria, devono rimanere in miseria. Loro non devono sviluppare la conoscenza, non devono ricostruire gli adattamenti che altri missionari hanno distrutto. Deve essere continuata la miseria. E i missionari vanno in Africa proprio per continuare la miseria. Dopo ogni tanto ne sequestra qualcuno, vabbè. Questi sono problemi che non ci riguardano. E ancora, per i cristiani, un essere di energia vitale è un essere comunque grandioso al quale sottomettersi o che tenta di sottometterli. Per cui una Madonna che appare da mettersi in ginocchio, Dio, il Gesù che gli appare, oppure un demone che vuole impossessarsi di loro. Per i pagani e gli stregoni, un essere di sola energia vitale è una coscienza di sé, il cui scopo è diventare eterno seguendo la propria coscienza dei mutamenti, col quale ci si può relazionare o non relazionare. Il fatto di essere composto di sola energia vitale non lo rende più potente o più privilegiato di ogni altro essere della natura, è solo una caratteristica del suo divenire. E qui vorrei proprio trattare degli esseri che si cibano di energia vitale stagnata. Noi li possiamo prendere a calci in qualsiasi momento. Se in qualsiasi momento, prendendoci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, costruendo la nostra coscienza, consapevolezza, alimentando il nostro sapere, chiedendoci il perché delle cose, noi acceleriamo i nostri flussi di energia vitale. Facendo questa operazione noi li allontaniamo. Solo facendo questa operazione, solo, è una fatica immane veramente. Tanto più sei nella posizione in ginocchio, tanto più è faticoso prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Per cui, facendo questo, comunque, li si possono allontanare. Non ho niente di terrifico, hanno solo apparenza. Tentano solo di appropriarsi dell'energia vitale stagnata dell'individuo, ma se l'individuo non ha energia vitale stagnata, fuggono. Fuggono e hanno paura. Per cui non sono potenti, hanno delle rappresentazioni di potenza, ma solo per chi vuole vedere quelle rappresentazioni di potenza, solo per chi vuole sottomettersi, ma non sono potenti in se stessi, non hanno forza di determinare qualcosa, non hanno possibilità di essere veggenti, non hanno possibilità di conoscere qualcosa del futuro, non hanno niente di tutto questo, hanno un campo di energia vitale che è bassissimo. Non so in rapporto all'uomo quanto sia, però è infimo. Credo che un virus abbia più campo di energia vitale del loro, tanto per essere chiari. Bene, questo è il modo di vedere la vita di un apprendista stregone e di un pagano. Per cui non esiste mediazione col cristianesimo, non esiste mediazione con gli effetti della pulsione di morte. Noi non potremo mai essere comprensivi col cristianesimo, perché siamo l'antagonismo al cristianesimo. Noi non ammettiamo nulla di positivo nel cristianesimo, nel cattolicesimo, e non possiamo ammettere nulla, proprio perché non ha nulla da dare agli esseri umani, ma è solo pretesa che gli esseri umani si mettano in ginocchio, solo pretesa che gli esseri umani alimentino il mettere in ginocchio i più deboli. Solo questo è il cristianesimo. Non ha una dignità umana, non ha nessuna dignità dal punto di vista costituzionale. Vi dirò di più: se non ci fosse stato il nuovo concordato e la protezione del vecchio concordato, i cristiani
potrebbero essere denunciati e processati per infamia nei confronti dell'umanità, per reati contro l'umanità, per delitti contro l'umanità, ogni cristiano. Bene, il fatto stesso che non si faccia questo è perché c'è un concordato, ci sono dei concordati internazionali, ci sono delle relazioni internazionali che intendono il cristianesimo relegato al puro atto di fede. Pronto? Pronto, Francesco da Vicenza. Parlando della sodomia, di Sodoma e Gomorra, il fatto più importante che è successo a Sodoma era la relazione sessuale con gli animali. Perciò la distruzione è avvenuta soprattutto contro questo fatto che inficiava la determinazione. Tu c'eri? E la divinità della natura. Tu c'eri? Ma soprattutto perché il fatto lì, perché c'era. Ti chiedo, tu c'eri a Sodoma? Relazioni sessuali fra uomini e animali. Per quel allora, che ho capito, infatti sodomia. Allora, ma guarda che il rapporto fra uomini e animali, specialmente per esempio fra i pastori, è una cosa estremamente sì, comune. Sì, appunto, era una roba, però... E allora sto pezzo di merda cosa va a distruggere però tutti i pastori? Però va contro la natura perché infligge la determinazione e la divinità della natura. No, va contro la morale, non no, contro la natura. No, va contro la natura proprio. Ma questo, questo lo affermi tu. Cioè, questa è una tua affermazione che la puoi fare tranquillamente, però non va contro la natura. Alla natura non gliene frega niente, va contro la morale. Ma la morale tu pensi una relazione con una capra o con una vacca? Sì. È anche una questione Tutto quello che vuoi, però va contro la morale cattolica, va contro... Io ammetto l'omosessualità fra uomini e fra donne, l'ammetto, però non ammetto... che si disturbi la determinazione e la divinità della natura stessa con incesti sessuali. Ma scusami, ti viene tolto qualcosa a te? Cioè, qualcuno ti impone qualcosa a te? Cioè, no, vi tolgo qualcosa agli animali? Allora, se nessuno ti impone qualcosa a te... Ma capisci che non è questione di imposizione? E che vi tolto gli animali e le loro libertà. Tu non ti preoccupare, questo è un altro discorso ancora. Questo facciamo un altro. Parliamo cioè, di. La capacità di autodeterminarsi e autodeterminarsi, allora, come che dici tu? Allora, se tu vieni a dirmi che il discorso è togliere la libertà agli animali, dovresti come minimo rompere tutte le gabbie, impedire l'allevamento delle mucche, impedire qualunque cosa. Chiediamoci subito questo. La riproduzione è possibile fra le stesse specie e non fra specie diverse. Ma siamo è un fatto naturale, ecologico. Io non ho mai pensato che un pastore pensasse di mettere incinta una pecora. Non l'ha mai pensato una cosa del genere. No, questo può essere anche vero, però è successo dei nascite ibride. Una donna ha messo al mondo dei cagnolini, per esempio. Ma queste fanno parte delle leggende metropolitane, delle puttanate che vengono messe in giro. Non è vero questo. Non credo neanche io, però io l'ho letta. Ma guarda che se ne leggono... L'ho soppesata e ho detto non è possibile. Non è possibile perché appunto ci sono leggi di natura ben precise. Sì, ma allora, un conto è parlare di la libertà degli animali, un conto è parlare di sessualità, un conto è dire va contro la natura e un altro conto è dire va contro la morale cattolica. No, va contro la natura più contro la morale cattolica. Guarda, io ho parlato con la natura e lei dice di no, e ti assicuro come apprendista perché stragona, per esempio negli animali il calore amoroso e relazione diretta con la procreazione, per esempio, ma che non esiste il piacere del sesso. Ma guarda che, a parte il fatto che dovresti un po' regolarti su quello che è il piacere degli animali, ma comunque, al di là di questo, tieni presente che gli animali non vivono la tua morale, cioè la tua morale non esiste per gli animali. No, ma l'uomo riflette in se stesso le proprie azioni, mentre gli animali non riflettono in se stesso le proprie azioni. Come no? Quindi, ma scherzi? Essi sono in grado di ottenere il piacere, però è sempre in relazione col periodo fertile della procreazione, se guardi bene. Quello fa parte di... è una legge naturale. Quello fa parte dei loro... Come che tu sapevi molto bene le leggi naturali,
No. Io da questo lato ti darei ragione. Allora, quello che riguarda il piacere funzionale alla procreazione è una cosa, quello che riguarda il piacere del sesso è un'altra cosa. Se vuoi ti faccio un esempio con la sessualità degli cosi, degli scimpanzé. No, se guardi bene gli animali vanno in calore, diciamo, parlando in termini... Io ti dico questo. Quando che è il periodo della fertilità della femmina? Allora, per esempio, fra gli scimpanzé, una tribù di scimpanzé, sì. Quando vanno in calore... ci sono delle relazioni sessuali. Quando non sono in calore, addirittura il lato sessuale è un modo per calmare gli impeti e le baruffe all'interno del gruppo. Perfetto, perfetto. Allora, non è come dici tu, cioè non esiste una morale cattolica da calare sugli animali. Non esiste una morale cattolica. Io non ho mai toccato la morale però in questa fase. Non ho mai soppesato come un fatto etico e morale. L'ho detto io perché quello che... Ah, bello di sì. Nel senso che quello che dici tu, che è contrario, dico, è contrario alla morale cattolica, non è... No, contrario... è contrario alle leggi naturali soprattutto. E io ti dico che non è contrario alle leggi naturali, è contrario alla morale cattolica. Questo non voglio dire che io propongo una cosa. Non è mai successo che una vacca... faccia l'amore con un uomo, ma che un uomo faccia l'amore con una vacca, parlando chiaro, esiste? Oh, vuoi sapere se esiste? Ah, ecco. Ma allora, scusa. Questo è quello che mi dai di ragione. E allora, scusa, tu hai il concetto di giustizia. Se quell'urido maiale ha distrutto Sodoma e Gomorra perché facevano quello che dici tu, ammesso che... Soprattutto fosse... l'effetto che questi pecorai facevano azioni sessuali con gli animali, con le pecore, con le capre... Se questo assassino ha distrutto Sodoma e Gomorra, perché non distrugge anche tutti gli altri? Se è uno, se è una persona... Cioè, se ma ovviamente, altri... ovviamente, qui si tratta del Vecchio Testamento. No. E quindi non è che io lo soppesi molto bene. Qui si tratta... Per me c'è molta invenzione sulla Vecchia Bibbia. Allora... Qui si tratta semplicemente di una cosa che è successa, cioè delle città che vengono distrutte, è sempre successo nella storia, che viene debuttata a un'inesistenza, cioè a una cosa che non esiste, a un Dio che non esiste, per terrorizzare gli esseri umani. Questo è il discorso. Allora, in stregoneria non ci si va a chiedere se il fatto è vero o non è vero. In stregoneria si va a cercare la magia. Ma perché ho visto questo termine stregoneria? Sarebbe una cosa più bella che cambiasse questo termine. Ecco. Che fa venimento i stregoni in dulla, che fanno strani esorcismi, allora, eccetera. Allora, quando parli con me... È brutto questa stregoneria, è più bello il tuo concetto della stregoneria Quando parli con me, la stregoneria è quella che dico io. Ma cambi il nome, che è brutto sentire questa stregoneria, di falso. Allora, io preferisco cambiare interlocutore, se permetti, Cambiare interlocutore è molto meglio che non cambiare nome, perché il nome di me stesso, di quello che faccio io, lo determino io. E nessuno si deve permettere di venire a me e di dire cosa fare e cosa non fare. Chiaro questo? Ma non perché io sia superiore a un'altra persona, ma perché sono io che costruisco i concetti insieme ai pagani che camminano assieme a me. Noi costruiamo i concetti e noi significhiamo quei concetti. È chiaro? Chiaramente la pulsione di morte, i cattolici, costruiscono altri contenuti alle stesse parole. Cioè le parole stregone per un cattolico significa un'altra cosa. Ma solo perché lui è un assassino, solo perché lui deve mettere in ginocchio le persone. Se tu non sei in grado di superare la forma, di superare l'apparenza per cogliere l'essenza numenica della cosa, del concetto, del modo di essere, del modo di porsi, beh, questo è un tuo problema. Pronto? Mi sono sardo, davvero. Mi ha ascoltato anche con piacere, perché mi sono da farmi una idea un pochettino. Tra l'altro, ascoltare i tuoi discorsi attualmente, mi pare di sentire i comunisti famosi degli anni 70. Cioè, o te pensi come me, o te sei una testa del cazzo, scusa il termine. Dio, cioè, non ti dico ma il disegno è così. Ora, mi ascolta anche il contraddittorio dell'interlocutore. Ecco, non mi ha preso questo quando che... Per cui... Senti, hai il telefonino?
Niente da fare. Telefonino, per piacere, con i telefonini o avete batterie cariche o non si riesce a trasmettere in radio. Allora. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao. Sono l'Anna Maria di Venezia. Volevo chiedere una domanda. Se è pericoloso fare il sesso in modo particolare, non sesso di anormale, un sesso giusto a anormale. Vorrei chiedere a voi se il sesso normale è pericoloso o è vantaggioso. Ciao, vi ascolto per la radio. Ciao, ciao, ciao. 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 Allora, innanzitutto mi spiace per l'ultima telefonata del signore, io purtroppo stava fischiando da tutte le parti e questi sono gli effetti del telefonino. Per quanto riguarda il fatto che, siccome cominci negli anni 70, mi vorrei vederti te come ti reagissi se comincio a dirti che ti sei un testa da caso, 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 ti sei un testa da caso. Cioè, non credo che questo sia un buon modo per rapportarsi. È chiaro che questo signore è amico di Vicenza, non mi ha detto che sono un testa da caso, chiariamo se bene. Lui ha fatto un discorso intelligente, cioè, ed era anche piacevole fare il rapporto con lui, però io non posso permettere a questo signore di dirmi a me come io devo farmi chiamare nel modo più assoluto e categorico, tanto per essere chiari. Detto questo, se non è sufficiente, adesso rispondo all'amica Anna Maria. Un attimo solo che dopo rispondo alla Anna Maria. Sì, pronto? Pronto, ciao Claudio, su Cesarina. Ciao Cesarina. Ciao. Niente, mi volevo dire, sta attento, mi va bene sempre ascoltare l'opposizione, però non sento mai questi che te dice su parole a te, chi faccia una critica sul massacro di Giordano Bruno, che ha parlato anche a Franco Ancuo, no? Ecco. Perché questi qua non mette mai in discussione queste cose? Ti mette in discussione te perché ti dà un'idea diversa. Ecco, soltanto questo voglio dire. Chi si mette in discussione, chi mette in discussione cosa chi ha fatto questi qua in nome di Dio, in nome di Cristo, in nome di chi? Ciao, grazie. Innanzitutto il discorso a Cesarina va sottoscritto. Il punto è questo, che l'amico di Vicenza stava facendo un discorso anche interessante, molto interessante. L'unico errore che lui ha fatto è stato quello di voler insistere che mi chiamasse un altro nome. No, sei i cristiani che cambiano i loro concetti. Questo anche perché questo è il mio lavoro, cioè è il mio lavoro, è il mio impegno, è la mia costruzione. Per quanto riguarda invece il discorso di Anna Maria, il discorso che ha fatto, cioè la domanda che ha fatto Anna Maria è una domanda a cui si risponde, insomma. Cioè, tanto Anna Maria, non esiste un sesso giusto o un modo giusto per fare sesso, esiste solo il piacere di fare sesso. Esiste il modo di fare sesso come alle persone che stanno facendo sesso piace fare sesso, e tutto quello è sano, è giusto, è onesto. Naturalmente usa il preservativo, pronuncia parve l'EDS, se il partner lo conosce o i partner li conoscete, fate come volete, cioè, certamente prendete le vostre precauzioni, però il piacere di fare sesso è una cosa sacra, tanto per essere chiaro. Qual è il problema reale? Cioè, che noi altri veniamo fuori dal cattolicesimo, il cattolicesimo trasforma il sesso in fobia. Allora cosa succede? Succede che la fobia dà delle espressioni sessuali che sono insane. E in più, oltre ad avere insane, fra virgolette, cioè non insane perché non le va fatte, ma insane perché ogni persona cerca di adattarsi agli stupri che subisce dai cattolici, che non è solo semplicemente lo stupro fisico, è anche la costrizione, è anche la violenza culturale, è anche la costrizione in ginocchio, è anche il terrore per l'atto sessuale, il terrore per la vagina, il terrore per il cazzo, cioè, e anche tutte queste cose che vengono instillate nelle persone, il terrore attraverso l'impedimento della masturbazione, per esempio. Bene, tutti questi elementi che fanno i cattolici, che fa un sistema sociale cattolico, all'interno della persona si trasformano in fobie, e la persona dà delle risposte a questo per riuscire a superare queste fobie, queste paure, queste violenze che subisce. Per cui chiaramente crescendo il suo sesso non sarà mai un sesso naturale, ma è un sesso derivato da una pulsione che è naturale,
la violenza che ha subito, più o meno violenta, più dopo dovessimo discutere anche per ore, e i suoi adattamenti soggettivi a questa violenza all'interno di un sistema culturale che può andare bene o non gli va bene. Cioè, se uno è sadico e trova una partner o un partner che il suo sadismo, il suo essere sadico gli piace, beh, si può costruire anche un buon adattamento. Se uno fa il sadico rispetto a una persona che non gli va bene, quella si chiama violenza. Cioè, tutti gli adattamenti se possibili, purché non ci sia violenza. Per cui il sesso è sempre una cosa sana, è sempre una cosa buona, nella misura in cui dà piacere e nella misura in cui non dà violenza. E cui non si esprime attraverso la violenza, attraverso il possesso e attraverso la riproduzione delle fobie. Naturalmente questi gli adattamenti dopo sono infiniti. Pronto? Claudio? Sì? Forse mi sono sbagliata male del sesso. Hai ragione tu di quello che hai detto prima. Perché si può fare il sesso, perché non si può neanche eseguire il sesso, perché ci sono molte malattie, come hai detto tu, vero? Però come vita coniugale, delle volte il sesso è molto impossibile per la donna, perché è impossibile. Però il sesso è bello, sì, della vita, però bisogna vedere, perché quando magari ti trovi un uomo, facciamo per caso, per modo di dire, sai, faccio così un'ipotesi, che io trovo magari un ragazzo, un giovane, anche un uomo che mi piace, ecco, per modo di dire, e mi dà un colpo di fulmine e io casco e non so in che segno di vita come è. Perché prima bisogna anche osservare, perché è difficile, sai, trovare un uomo giusto e adeguato, perché con queste malattie che tu hai detto dell'AVS e tutto il resto, bisogna stare attenti prima. Per questo io sono sempre sola, perché ho paura, tutto là. Ciao. E purtroppo la paura è quello che i cristiani coltivano nelle persone. Pronto? Giorgio, dimmi. Ascolta, mi vuol dire che mi godo dei rapporti sessuali con questa mia mucca e con le mucche, no? E non sei una roba brutta. E quindi dica chi altri che mi sta a dire che sei una roba brutta. Però volevo un consiglio. E faccia parlo in bocca, come vuoi a fare, Dario, senza che a me morse. Ciao. Vabbè, fate voi altri. Fate voi e vedete a che livello di intelligenza certe persone le arriva. Allora, infatti, noi abbiamo per esempio, no? Per esempio, abbiamo un Wojtyla che dalla Repubblica dell'8 febbraio 1999 dice: più figli e meno edonismo. Wojtyla invita gli sposi.